Al via i dragaggi del torrente Chiave nel bacino adiacente al Molo Quarto. La nave Gino Cucco, dotata dell'apposito escavatore subacqueo, è entrata in azione questa mattina. Un'opera chiave per evitare la fuoriuscita delle acque meteoriche nel centro di Trieste in caso di forti acquazzoni, poiché il drenaggio attraverso il fiume sotterraneo è ostacolato dall'intasamento provocato dall'accumulo di detriti ultracentenari alla foce in Porto Vecchio. In 6 giorni di lavoro verranno dragati circa 6.000 metri cubi di fanghi. Questo materiale verrà messo nelle casse dell'area dell'ex feriera dove sta sorgendo la nuova piattaforma logistica, quindi un esempio virtuoso di come fare sviluppo sostenibile. E il prossimo passo sarà quello di liberare completamente il tappo del torrente Chiave, intervenire anche nelle volte sottostanti con i professionisti subacquei che andranno ad aspirare i residui rimasti all'interno collati nella volta interna. E quindi l'auspicio è che le prossime bombe d'acqua, anzi possibilmente i prossimi acquazzoni, libereranno completamente questo tappo e quindi le bombe d'acqua che inevitabilmente ci saranno non dovrebbero, uso il condizionale, allagare più le nostre vie a ridosso del mare. Le norme prevedono che, ove si possono generare risospensioni legate alla movimentazione, siano adottate tutte le misure idonee per evitare che le eventuali nuvole di detriti si disperdano fuori dall'area di dragaggio. Tradizionalmente venivano adottati sistemi di barriere fisiche, denominate panne, che però avrebbero potuto non tenere in caso di onde e non permettevano di far entrare e uscire dall'area la draga. È stato quindi messo a punto un sistema innovativo denominato barriera a bolle o bubble screen, con la collaborazione dell'Università di Trieste. Dei sommozzatori hanno piazzato un tubo ad alta pressione con dei microfori che fanno uscire delle colonne di bolle d'aria. In questo modo si crea una barriera che trascina verso l'alto l'eventuale risospensione dei materiali con un moto convettivo verso l'interno del bacino. La situazione è costantemente monitorata da personale dell'ARPA.